Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura il bollettino Covid. Oggi in Abruzzo 3.619 nuovi casi di positività, di cui 2.069 emersi da test antigenico e di età compresa tra un mese e 100 anni. Eseguiti 8.467 tamponi molecolari e 21.178 test antigenici per un tasso di positività del 12,2%. I nuovi positivi sono residenti 673 nella provincia dell'Aquila, 934 in quella di Chieti, 884 in quella di Pescara, 982 in quella di Teramo, 42 di fuori regione, mentre per 10 sono in corso accertamenti. 5 le persone decedute, un 74enne in provincia di Chieti, una 75enne in provincia dell'Aquila, mentre per 3 di questi casi sono risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. 96 i guariti nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi salgono di 3.514 unità e sono oltre 88.000. Salgono di 6 i ricoverati in area medica, che sono 402, 36 quelli in terapia intensiva, più 1 rispetto a ieri. 87.953 sono le persone in isolamento domiciliare, con un aumento nelle ultime 24 ore di 3.417 unità. E da lunedì la regione Abruzzo scatta in zona arancione, nessun problema per chi è vaccinato, mentre per i non vaccinati torna l'autocertificazione per gli spostamenti. Ci dice di più nel servizio Stefano Recanati. L'Abruzzo da lunedì 24 gennaio entrerà in zona arancione per effetto dell'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. La decisione arriva a seguito dell'aumento dei ricoveri emersi dal report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero. Con l'ordinanza non cambia molto in termini di restrizioni per chi è vaccinato. Con le recenti misure introdotte dal governo, infatti, sono state eliminate gran parte delle differenze tra le restrizioni della zona gialla e quelle della zona arancione. Le limitazioni riguarderanno chi non è in possesso del Green Pass rafforzato, la certificazione ottenuta con la vaccinazione o la guarigione da Covid. La principale novità è rappresentata dagli spostamenti con mezzo proprio verso altri comuni della stessa regione o verso altre regioni, vietati a chi non ha la certificazione, fatta eccezione per motivi di lavoro, per necessità, salute o per servizi che non siano disponibili nel proprio comune. In questi casi sarà necessaria l'autocertificazione. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con un massimo di 5.000 abitanti verso altri comuni entro i 30 km, ma non verso il capoluogo di provincia. È vietato poi a chi non ha il Super Green Pass l'accesso ai negozi nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, tranne alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabacchi. No anche a corsi di formazione in presenza e alla pratica sportiva di contatto anche all'aperto, senza la certificazione verde rafforzata. Per quanto riguarda bar e ristoranti, le consumazioni al banco e al tavolo all'aperto e al chiuso sono permesse solo a chi è in possesso del Green Pass rafforzato. Anche l'accesso agli impianti di risalita nei comprensori sciistici è vietato a chi non ha il Green Pass e a chi il certificato verde ma in versione base. Queste nuove regole entrano in vigore da lunedì e si aggiungono a quelle già in essere. L'accesso agli esercizi che offrono servizi alla persona è consentito solo con Green Pass base e con Green Pass rafforzato. L'obbligo vaccinale per gli over 50 e per i lavoratori della scuola, della sanità e della sicurezza, insieme all'obbligo di mascherina all'aperto e di FFP2 in alcune situazioni come sui mezzi di trasporto pubblici, sia locali che a lunghe tratte. Poi c'è l'obbligo di esibire il Green Pass base sul lavoro. Resta lunghissima la lista dei luoghi e delle attività in cui è necessario avere il Super Green Pass per accedere a cinema, teatri, musei, mostre, palestre, piscine, piscine terme, ma anche sale giochi, concerti, alberghi e partecipare alle feste, oltre che dal parrucchiere, dal barbiere o dall'estetista. A margine della visita di questa mattina presso l'hub vaccinale di Portanova a Pescara, l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì si è soffermata ai nostri microfoni sull'importanza di vaccinare anche i bambini e sulla zona arancione in vigore da lunedì. Paolo Renzetti. Assessore, questa mattina in visita qui al lab vaccinale di Pescara Portanuova, dove ci sono le vaccinazioni dei più piccoli, insomma è importante, lo dicevate anche nei giorni scorsi, far vaccinare anche i bambini delle scuole. Sì, è importante far vaccinare i bambini, ma soprattutto dare delle risposte ai genitori che hanno dei dubbi, quindi chiarimenti da parte dei pediatri, e per far questo anche un'attenzione particolarmente abbiamo messo ai bambini che purtroppo risultano essere
essere positivi. Abbiamo aperto in tutta la regione, attraverso l'ordinanza che ieri ha firmato il Presidente, proprio delle USCA pediatriche. Da poche ore l'Abruzzo è in zona arancione, assessore, lo rimarrà almeno fino alla fine di gennaio, insomma non cambia molto a livello generale, però c'è un po' di preoccupazione. Sì, purtroppo è stata definita dai parametri di alcuni giorni fa, perché i parametri di questi giorni sono scesi, parametri che noi stiamo monitorando per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto sia in area critica che nelle terapie intensive. Stiamo aprendo maggiore possibilità di ricovero anche nelle strutture accreditate, proprio per continuare in modo particolare a poter offrire un'assistenza sanitaria, in modo particolare ai malati oncologici eccetera, importante. Arrivati probabilmente al picco, ora l'augurio è che insomma il numero di positivi possa iniziare a scendere e di conseguenza possano iniziare a scendere anche le occupazioni negli ospedali. Sì, è vero, è l'augurio che tutti quanti noi ci poniamo. In ogni caso continua tutto il percorso di sensibilizzazione, bisogna continuare a mantenere sempre quelle norme di sicurezza, vaccinarsi, e ci auguriamo tutti che possa scendere questa curva più presto. Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ieri ha firmato un'ordinanza con la quale ha imposto la chiusura delle scuole. Oggi è lunedì, la decisione è dovuta alle difficoltà che l'azienda sanitaria locale sta avendo con il tracciamento dei contagi da Covid. Giuseppe Dintino. Scuole chiuse a Chieti, oggi è lunedì. Si tornerà sui banchi martedì prossimo per consentire nel frattempo il tracciamento dei contagi. È quanto deciso ieri dal sindaco Ferrara a seguito di una riunione con il prefetto, il manager della ASL, i dirigenti scolastici e l'ufficio scolastico provinciale. La chiusura delle scuole non è stata indicata da problemi di tipo sanitario ed epidemiologico. Abbiamo raggiunto in questi ultimi giorni il plateau dei contagi su 1.600-1.500 positivi al giorno nelle settimane precedenti, siamo arrivati a 800-850, quindi la metà. Si spera che questo sia l'inizio della discesa. L'azienda sanitaria locale è in ritardo con il tracciamento dei contagi Covid anche a causa dell'elevato numero di positività dovute ai test antigenici. Entro lunedì si provvederà a rimettere ordine tra i dati e a contattare chi dovrebbe essere in quarantena, così da riaprire le scuole con maggiori certezze. I numeri della pandemia però, secondo il sindaco, non sono allarmanti e non lo erano neppure quando si trattava di decidere se posticipare l'inizio delle lezioni dopo le vacanze di Natale. Dallo screening sugli studenti infatti è emerso un tasso di positività al di sotto del 3%, percentuale non sufficiente a chiudere le scuole. Nell'ultima settimana gli studenti della provincia teatina contagiati sono stati in totale 2.132. Sono moderatamente ottimista, ha detto Ferrara. Innanzitutto in questo momento stiamo osservando un chiaro oggettivo rallentamento della corsa. E la seconda cosa è che tutte le persone che io ho avuto modo di contattare, di essere vicino, colpiti dal virus, ma vaccinati, praticamente hanno trascorso la patologia come una normale influenza. Quindi io sono ottimista perché stiamo, in un modo o nell'altro, raggiungendo quella che è stata sempre definita immunità di gregge. Cambiamo pagina, ha creato molto scalpore la brutta vicenda accaduta nei giorni scorsi a Diana Di Meo, arbitro di calcio di 22 anni della sezione di Pescara, vittima di revenge porn, ovvero la diffusione di filmati intimi di una persona senza il suo esplicito consenso. Diana, dopo aver scoperto alcuni dei suoi video privati finiti su WhatsApp e Telegram, ha voluto affidare proprio ai social il racconto della sua esperienza. Grazie ai ragazzi che mi hanno avvisato e che mi stanno sostenendo, è dura resistere, ma è importante segnalare tutto alle autorità. Di alcuni video non conoscevo neanche l'esistenza, è una situazione che non auguro a nessuno, prosegue la ragazza, sto cercando di resistere
ma non tutti ci riescono. Dobbiamo segnalare questi video e le persone che continuano a condividere queste cose. Spero di dare voce a tutte quelle vittime che vengono colpevolizzate quando in realtà il colpevole è dall'altra parte. Sulla vicenda è intervenuta la senatrice di Fratelli d'Italia Isabella Rauti, componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. Nell'esprimere i sentimenti di vicinanza e di solidarietà a Diana Di Meo, afferma la senatrice, occorre ricordare che il revenge porn è diventato reato con l'approvazione in Parlamento della legge cosiddetta Codice Rosso e viene punito anche chi si rende complice della diffusione delle immagini e dei video. Solidarietà espressa anche dal deputato di Coraggio Italia Fabio Bernardini, secondo il quale atti come questo devono essere condannati duramente da tutto il mondo politico e istituzionale. Chiederemo, prosegue Bernardini, al governo lo stanziamento di nuove e maggiori risorse per potenziare gli strumenti di tutte le forze dell'ordine per rintracciare i colpevoli e rimuovere immediatamente tutto il materiale condiviso. Ancora la cronaca, furto con spaccata ieri mattina in una boutique nel centro di Avezzano, tanti medesimi episodi avvenuti nel centro marsicano negli ultimi mesi, fatti che minano la percezione di sicurezza dei cittadini e che mettono in difficoltà i commercianti. Vediamo. Ennesimo furto ad Avezzano ai danni delle attività commerciali. Ad essere preso di mira è stato un negozio di abbigliamento per uomo e donna che si trova in via Mazzini, in pieno centro e a due passi dal comune. La titolare dell'attività, la boutique San Severino, che ha inaugurato i locali meno di un mese fa, sottolinea che in città esiste il problema sicurezza e parla del capoluogo marsicano come di un far west. Hanno preso un po' di merce, noi piano piano ci siamo resi conto, hanno preso un po' tutte le scarpe che erano nelle vetrine, camicie di marca, borse, insomma. Hanno preso un po' di cose, anche qualcosa di parti d'arredo che per me insomma avevano un valore importante. Sono 20 giorni che abbiamo aperto e veramente neanche un mese dall'inaugurazione una cosa del genere proprio non ci voleva, soprattutto in questo periodo che ci siamo messi in gioco, abbiamo fatto tanti sacrifici e poi ti trovi questo per... che dobbiamo fare? Poi non ci sentiamo veramente sicuri perché qui siamo in una zona centralissima e a due passi dal comune. Trovare una sorpresa del genere che poi succede alle 5:40 di mattina è veramente indicativo di un qualcosa che forse non va, non lo so, però ecco, non mi sento veramente sicura. Ogni notte si sente un fatto, un accadimento e insomma la situazione sembra un far west qui ad Avezzano in questo momento. Non è il primo furto con spaccata in città e anche Giuliana Di Pasquale, commerciante del luogo, mostra solidarietà per l'accaduto e sottolinea che è fondamentale prendere dei provvedimenti per far sentire i cittadini più sicuri, partendo per esempio da un tavolo interforze presieduto dal prefetto. Le soluzioni ci sono molti progetti pilota che hanno studiato altre regioni per la tutela della sicurezza. E questo possiamo farlo anche noi, voglio dire, dove non si arriva da soli, in genere si copia chi sa fare meglio di noi ed è ora di cominciare a studiare un progetto che tuteli il commercio e la sicurezza di tutti i cittadini. Buste contenenti rodenticida, pesticida utilizzato per uccidere roditori e posizionato per colpire con tutta probabilità animali vaganti o di proprietà. E tre esche avvelenate sono state trovate a Ortona dai militari della stazione dei carabinieri forestale su segnalazione di un cittadino. Dopo aver sequestrato le due buste portate all'istituto zooprofilattico per gli accertamenti, i militari hanno richiesto l'attivazione dell'unità cinofila antiveleno del reparto carabinieri Parco di Assergi per ispezionare l'area alla ricerca di materiale tossico, esche o bocconi avvelenati. È stato quindi possibile individuare altre tre esche confezionate con matrici di carne potenzialmente letali. Nella zona e in altre limitrofe sono morti in passato molti animali domestici. Cambiamo ancora pagina, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari è tornato a parlare del caso dell'elisuperficie dell'ospedale civile di Pescara. Vediamo. Io ritengo che siamo di fronte a uno dei più grandi sprechi e inefficienze della sanità cittadina. Allora, l'eli soccorso tempo anni fa atterrava qui all'ospedale di Pescara e il politraumatizzato entrava direttamente in pronto soccorso. Poi ci hanno fatto credere che questa piattaforma non poteva sopportare il peso del nuovo elicottero più grande e più imponente e si è trasferito tutto in aeroporto, cioè l'elisoccorso carica il politraumatizzato, va in aeroporto, lo scarica, entra in un'ambulanza che deve passare nel traffico cittadino dall'aeroporto e arrivare qui con un costo perché è un'ambulanza privata che si paga.
Quindi poi scopriamo che invece questa piattaforma può sopportare il peso del nuovo elicottero e naturalmente un cittadino si arrabbia, si indigna. Iniziano dei lavori solo per rifare la pavimentazione, non la struttura, terminano i lavori diversi mesi fa dell'elisuperficie, ma l'elisuperficie ad oggi, ecco la denuncia forte, è ancora non funzionante, non si capisce perché e per come. Dopo aver speso un sacco di soldi, aver fatto dei lavori della nuova pavimentazione, abbiamo visto progetti fatti, pagati e mai realizzati, un carteggio, un caos enorme, e allora io mi sono sentito in dovere di presentare un esposto all'autorità giudiziaria per capire se ci sono fatti degni di approfondimento e un'interpellanza in consiglio regionale per chiedere alla regione Abruzzo di fare un sindacato ispettivo sulla ASA e capire, perché qui abbiamo un'elisuperficie, i cittadini non possono aspettare un minuto in più, per il politraumatizzato fa la differenza tra la vita e la morte di una persona, quindi si deve attivare immediatamente, senza che passi un giorno in più, questa elisuperficie, questa piattaforma che consentirà al politraumatizzato di entrare in tempi brevissimi all'interno dell'ospedale. Sappiate che si sono sprecati tanti soldi, a mio avviso, spese inutili che si potevano risparmiare, si paga la navetta che si poteva risparmiare, abbiamo pagato progetti, abbiamo pagato lavori, un caos generale, questa è una delle più grandi inefficienze della sanità cittadina. Io non farò sconti a nessuno e continuerò a fare questa battaglia. Ancora la vicenda Nuova Pescara, oggi ne ha parlato il senatore Luciano D'Alfonso, vediamo. Si parla tanto di Nuova Pescara, i tempi però sembrano ulteriormente allungarsi, qual è la sua proposta? Io farei una trattativa, chiedete il tempo più giusto possibile purché sia sincerità nella condotta. Non mi spaventano i tempi, mi spaventa la palude del dolce far niente. Allora trattiamo, cominciamo ad operare in concreto e concordiamo il tempo migliore. Operare in termini concreti significa, per esempio, individuare un commissario che diventi una funzione, un'infrastruttura di ausilio, di aiuto. Perché il rischio è che nelle sedute delle commissioni, dei consigli comunali, si consumino bicchierate di orzata, che è una bevanda che è caduta in disuso. Così come c'è un rischio manicure, cioè che non si faccia nulla. Per fare in modo che ci sia una cantieristica produttiva tra commissioni e consiglio, insediamo un commissario affiancatore. Inseriamo una figura che faciliti, istruisca, orienti, corrobori, collabori, è possibile farlo, sapendo che la fatica più difficile non è quella dello statuto, che lo potrebbero fare anche i distanti tra loro. Il lavoro più impegnativo è il programma di fusione tra le amministrazioni, l'allineamento tecnologico, il programma di fusione tra gli interessi e le ambizioni dei territori, dobbiamo specializzare i territori. Lei nei prossimi giorni con una delegazione incontrerà i ministri Lamorgese e Franco, cosa chiederà? Sono stato sollecitato dall'avvocato Costantini e da altre figure dell'ordinamento comunale di Pescara per fare in modo che emergano anche convenienze economiche che oggi non sono contemplate nell'ordinamento. Ma non saranno i quaderni a quadretti a fare accadere la Nuova Pescara. C'è bisogno di pensare strategico, come è accaduto a Malmò, dove un ponte ha fatto nascere una grande città riferimento di tutto il nord Europa. Quindi la prossima settimana daremo corso ulteriormente all'iniziativa dei 5 Stelle per risolvere il problema delle assenze da lavoro per lavorare nelle commissioni della Nuova Pescara. Stabiliremo numeri più chiari per le convenienze economiche nascendo la Nuova Pescara, ma serve un pensiero politico metropolitano. Presentato un progetto che riguarderà la provincia di Chieti, tramite il quale si offrirà il servizio di assistenza telematica a coloro che soffrono di demenza e altre patologie, alle loro famiglie e ai caregiver. Vediamo. Noi abbiamo la fortuna di poter realizzare questo secondo progetto in realtà su questo territorio dedicato nello specifico proprio alle persone con demenza, Alzheimer e altre tipologie di demenze e con un'attenzione particolare non solo alla persona con la patologia ma anche ai caregiver e a tutto il contesto familiare. L'assistenza agli anziani con patologie neurodegenerative diventa digitale, alle consuete cure tradizionali sono ora affiancati servizi telematici, si potrà chiedere un consulto anche su Facebook.
In questo progetto Digital Care, lo dice il nome stesso, c'è una forte spinta verso la digitalizzazione di alcuni servizi. Questa è una scelta che ci è stata in qualche modo dettata proprio dalla situazione attuale di emergenza pandemica, che richiede di poter dare una continuità dell'assistenza, quindi garantire la continuità dell'assistenza anche attraverso teleassistenza e servizi digitali. Ovviamente il tutto è integrato anche con un'assistenza più tradizionale. Almeno 50 le persone che nell'ambito di questo progetto riceveranno assistenza. L'iniziativa è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa congiunta con esponenti delle amministrazioni di Chieti e Francavilla al Mare. Sono due ambiti territoriali, due ambiti sociali territoriali che comprendono diversi comuni e quindi diciamo stiamo cominciando a progettare insieme e queste esperienze ci aiutano fondamentalmente anche per le sfide che arriveranno a breve del PNRR Missione 5 che ci impongono tra ambiti di collaborare attivamente per poter portare avanti dei progetti in modo efficiente e efficace e dare risposte concrete al territorio. Lo sport, calcio di Serie C, è ripartito bene il 2022 delle due squadre abruzzesi, Pescara e Teramo, che hanno vinto entrambe. Il Pescara ha battuto il Montevarchi 4-2, il Teramo ha espugnato Pesaro 2-0. I servizi delle due partite di Paolo Renzetti e Jacopo Forcella. Il nuovo anno inizia con 3 punti per il Pescara che batte per 4-2 l'Aquila Montevarchi in una gara dalle mille emozioni. Onore e merito ai toscani che seppur in emergenza hanno retto fino alla fine il confronto. Per il Delfino sono 3 punti d'oro che permettono alla squadra di Euteri di portarsi a meno 5 dal terzo posto. Biancazzurri in campo con il 3-4-3 con il neoarrivato Derisio all'esordio subito gettato nella mischia. In attacco spazio a Ferrari, Dursi e Rauti. I toscani in formazione rimaneggiata e con 8 assenti rispondono con il 3-4-1-2. Sole all'Adriatico dove ci sono sugli spalti appena 2000 spettatori. Partenza vincente dei padroni di casa che al terzo sono già in vantaggio con Ferrari che su assist di Rauti mette il pallone alle spalle di Giusti per il fulmineo 1-0 dei padroni di casa. Mette così la gara subito sui binari migliori il Pescara anche se al nono Giambò commette un fallo ingenuo in area con il direttore di gara Ancora di Roma che vede gli estremi per il calcio di rigore che viene poi trasformato da Gambale per il pareggio toscano. Tutto così subito da rifare per la squadra di casa, un po' in difficoltà al cospetto di un Montevarchi veloce. Al 18° si rivede il Pescara ancora con Ferrari che su cross di Cancellotti a centro area di tacco mette la sfera al lato. Al 3° tentativo, al 20° il Delfino si riporta in vantaggio grazie alla conclusione al volo di Rauti che fa secco Giusti per il 2-1. Il Montevarchi però non ci sta e al 22° senza amici di testa in area piccola dopo una respinta di Sorrentino mette il pallone alto. La gara regala emozioni a raffica. Gara divertente giocata a buoni ritmi con al 39° un brivido in area abruzzese con la conclusione a fil di traversa di Lunghi. Rauti è però ancora in agguato e al 46° con un eurogol fa 3-1 e doppietta personale. Con questo risultato le due squadre rientrano negli spogliatoi e per il Pescara è festa grande. Nella ripresa fra i padroni di casa c'è Zappella al posto di Drudi. Al 3° Pescara vicino al poker con Ferrari che dall'interno dell'area calcia alto, ma all'8° Intinacelli approfitta di una dormita della difesa del Pescara segnando la rete del 3-2. Match di nuovo riaperto con i biancazzurri troppo timorosi che si rivedono al 17° con un tiro di Dursi parato a terra da Giusti. Al 20° Auteri manda in campo Memusciai e Clemenza per Rasi e Rauti. In campo la gara resta aperta con Dursi che al 23° si divora il 4-2. Meglio però i padroni di casa che hanno però il demerito di sbagliare troppo in avanti. Al 43° esordio assoluto per il baby 16enne delle Monache nel Pescara che entra in campo al posto di Dursi. Al 44° si infortuna leggermente il direttore di gara dopo uno scontro fortuito con un giocatore del Montevarchi, riuscendo però a portare a termine il match che vede il poker abruzzese di Ferrari al 47° e poi al 48° il miracolo di Giusti su delle Monache. Il Pescara vince, mette in cascina altri 3 punti e da domani inizierà a pensare alla prossima trasferta in terra laziale in casa di una viterbese rinforzata nel mercato di gennaio e capace di fermare il Cesena, terza forza del campionato, sul pareggio.
Buona la prima del 2022, ovviamente il ritorno in campo dopo un mese sorride al Teramo che passa al Benelli 2-0 e guarda al futuro con rinnovato entusiasmo. I nuovi impattano alla grande e la sconfitta dell'andata è definitivamente cancellata. Guidi sceglie la coppia Kodromaz-Pinto dietro risolvendo i pochi ballottaggi con Mungo e Bernardotto. Banchini manda in panchina sia Gucci che Sanogo scegliendo Accursi con Cannavò nel 3-5-2 che premia Manetta dietro insieme a Gavazzi e Cusumano. Nemmeno 120 secondi e De Grazia bagna il suo ritorno in biancorosso sfruttando la percussione mancina di un altro nuovo arrivato come Mordini e scaricando alle spalle di Farroni la rete del vantaggio teramano. La reazione pesarese stenta ad arrivare, Marcandella al 17esimo calcia male liberato da un corner corto di Denuzzo. Diavolo con maggiore freschezza mentre i padroni di casa tentano soprattutto con tiri dalla distanza. Ancora con Coppola deviato in corner e poi ancora con Marcandella, la cui girata termina al lato non di molto. Ma che il pomeriggio sia di quelli positivi lo si capisce poco dopo la mezz'ora, quando Arrigoni scodella al centro un piazzato che Bernardotto con una mossa da karateka gira alle spalle di Farroni. Terzo centro stagionale per l'attaccante del Teramo che conferma la superiorità ospite, che potrebbe essere tale da mandare la gara in ghiaccio addirittura all'intervallo se solo il recupero è sinistro del grande ex Azio Osmanovic avesse maggiore precisione. Banchini cambia e lascia Cannavò e Manetta negli spogliatoi per De Respinis e Piccinini, ma è una vista diversa rispetto al primo tempo. Proprio De Respinis si gira e Perucchini disinnesca il diagonale prima dell'ingresso nel Teramo di Forgione per Rosso. Perucchini superlativo quando dopo l'ingresso anche di Gucci a quadro è miracoloso sul colpo di testa dell'attaccante da distanza ravvicinata imbeccato da Denuzzo. L'11 di Banchini non demorde, specie col solito Marcandella che allarga troppo il destro dalla distanza al 69esimo. Per quanto ci provi però, la vis si infrange contro il muro di una retroguardia, quella del Teramo, che si riscopre solida. A quadro al 72esimo spara alto la spizzata aerea di De Respinis, mentre Forgione, come De Grazia, potrebbe festeggiare anche lui l'esordio con un gol, con la girata a un quarto d'ora dal termine, quando il diavolo è già passato a 5 dietro con Soprano al posto di Malotti. E così la spinta pesarese si spegne, complice anche il rosso a Cusumano nel finale. Il diavolo blinda un risultato prezioso per i 3 punti e per il clean sheet che rilancia la squadra di Federico Guidi. La prima trasferta va come meglio non si potrebbe. Ora una settimana, anzi 8 giorni, prima dell'Imolese, ma soprattutto 22 punti che tolgono il Teramo dalla zona calda della classifica. E dopo la lunga sosta torna in campo domani la Serie D con la 17esima giornata, la presentazione nel servizio. Dopo un mese di stop causa Covid, torna in campo anche il campionato di quarta serie con l'ultima gara del girone d'andata. La ripartenza voluta a tutti i costi dalla LND però non è piaciuta a tutti, visto che diverse formazioni sono ancora alle prese con difficoltà proprio legate alla pandemia. Infatti nel nostro girone, quello F, sono 3 le gare rinviate a data da destinarsi. Fanno Porto d'Ascoli, Matese, Trastevere, Castelnuovo, Vastor Girardi. Ultima in ordine di tempo ad essere rinviata dopo i 4 casi emersi in casa nero-verde. La squadra allenata da Guido Di Fabio salterà anche la sfida di Coppa Italia contro la Cinzia Albalonga calendarizzata per il 26 gennaio. Match da non fallire per il notaresco che al Savini ospita il fanalino di coda Aurora Alto Casertano. Per il rossoblù una ghiotta occasione per cancellare la brutta prestazione contro la Recanatese con cui si era chiuso il 2021. Epifani va verso la conferma del 4-3-3 con il tridente offensivo composto da Esposito, Maio e Valenti. Unico indisponibile Marcattili. Sfida complicata attende invece il Pineto che sarà ospite della San Benedetto Tese, formazione uscita rivoluzionata dal mercato invernale con l'intento di ribaltare una prima parte di stagione deludente. Discorso simile vale per i biancazzurri. La prima parte di stagione tra alti e bassi, confermato anche dalla società, non ha rispecchiato le aspettative, ma una vittoria al Riviera delle Palme manterrebbe la squadra a ridosso della zona playoff, obiettivo da centrare a fine stagione. Negli ultimi giorni la società è tornata anche sul mercato con gli arrivi dei difensori Bruno Cascione, Nicolas Rodriguez e l'esterno offensivo Giuseppe De Biase. Pomante in terra marchigiana potrebbe
potrebbe cambiare modulo affidandosi al 4-2-3-1 proprio con l'inserimento di Cascione sulla linea difensiva. Sfida durissima per il Chieti che all'Angelini ospita la capolista recanatese guidata in panchina dall'ex Giovanni Pagliari. I teatini, sfumato l'arrivo di Mastro Ippolito, hanno recuperato in settimana Bassini, ancora assente invece capitano Aquilanti. Il mese di stop è servito a mister Lucarelli per far amalgamare bene il gruppo dopo l'arrivo di giocatori con l'obiettivo di agguantare i primi tre punti stagionali tra le mura amiche. Unico derby di giornata quello che vedrà di fronte all'Aragona Vastese e Nereto. I biancorossi hanno già inaugurato il 2022 pareggiando per 1-1 nel recupero contro il Monte Giorgio. Per gli uomini di D'Addario sarà una gara da non fallire per continuare la risalita in classifica. Discorso diverso per il Nereto, che ha cambiato molto negli ultimi mesi. La squadra affidata a Federico Del Grosso ha mostrato segni di miglioramento, ma la strada verso la salvezza è sempre in salita. Intanto la LND ha provveduto a rimodulare i calendari con l'aggiunta di due turni infrasettimanali previsti per il 30 marzo e il 27 aprile, così da permettere la fine del campionato nei termini stabiliti, ovvero il 15 maggio. Chiudiamo con un'ultima notizia di volley, un comunicato dell'ABBA Pineto. La società e il coach Daniele Rovinelli hanno deciso di comune accordo di concludere il loro rapporto di lavoro. Al coach fanese vanno da parte della società i migliori ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi ed un sincero augurio professionale per il futuro. È tutto per questa seconda edizione del TG6. Tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, il TG delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.